quindi la nostra esperienza l'abbiamo spesso messa anche a disposizione, no, di tutti i tifosi, di tutti i nostri ascoltatori, quando? In occasione dei mondiali. Mondiali. La notizia oggi è importante. Adesso, scusa Bicate, stanno arrivando già un sacco di domande, perché oggi abbiamo scritto anche sui social di farci delle domande, ne stanno arrivando tante. Però prima di rispondere alle domande da brave donne di comunicazione, di comunicazione, di televisione, di attualità, parliamo dell'attualità. Qual è la notizia dell'ultimo secondo? Che finalmente, vai tu. No, vai, prego, ci mancherebbe. Che la RAI ha acquisito i diritti di una parte dei mondiali. Fammi dire una piccola parte, perché 15 partite su più di 60, 64, giusto? 64, però va bene, meglio di niente, quindi la RAI trasmetterà l'Italia, e poi sicuramente semifinali, la finale, la gara inaugurale, e poi altre, stiamo sperando che l'Italia vada avanti. Esattamente, visto che è una notizia uscita veramente da pochissimo, di più ancora non siamo pronte, no, per raccontarvi. Di sicuro, appunto, abbiamo sempre seguito sia io che Martina questi grandi eventi, pertanto scopriremo come li seguiremo in questa circostanza. Di sicuro è un'ottima notizia quella di poter ammirare le nostre azzurre al mondiale. In tanti lo chiedevano, ricordiamo che ci sono stati anche endorsement di giocatori importanti, no? che hanno alzato la voce per sperare che andasse in porto questo contratto. Finalmente è stato firmato, e ebbene ci si appresterà, insomma, a seguire l'evento, che partirà il 20 luglio fino al 20 agosto. Più avanti in questa trasmissione ritorneremo un po' sull'argomento. Diciamo semplicemente che naturalmente la nostra prima ambizione è quella di passare il girone. Sì, Katia, scusami se ti interrompo, ma già ci chiedono com'è la nazionale femminile. Se è forte, siamo le prime 10 al mondo, no? Attualmente siamo settimi, se non sbaglio, nell'ultima classifica FIFA. Come siamo? Siamo una squadra che è partita più tardi. Noi siamo al primo anno di professionismo, andiamo a giocare contro squadre che sono professioniste da un sacco di tempo. Lo ricordiamo, Katia, che nel 2019 siamo arrivati agli ottavi di ai quarti di finale, quindi su 8 squadre la nostra era l'unica nazione a non avere un campionato professionistico, quindi siamo partiti un po' più tardi. Esattamente. Scusa, non ti volevo interrompere, no, giustamente. E aggiungiamo che di quelle 8, 7 erano europee e una, esatto, gli Stati Uniti, che poi, come sempre, hanno vinto. Okay. Questo per dire che sulla carta il passaggio del girone in un mondiale apparentemente più alla portata rispetto a quello dell'europeo. Affronteremo Argentina, Sudafrica e Svezia, ne passano due, l'ambizione di passarlo c'è, perché siamo la seconda, certo, forza, sicuramente così. Siamo la seconda forza come classifica FIFA, giusto? Esattamente, mi riferivo proprio a quello, bravissima. Sì. È vero che non stiamo attraversando un grande momento, bisogna riconoscerlo, e quindi sarà importante questo ultimo mese abbondante, no, che manca, per capire fino in fondo come ci arriviamo da ogni punto di vista. Intanto le scelte finali, che anzi, se sei d'accordo Martina, visto che abbiamo iniziato da questo argomento, facciamo sempre così anche l'altra volta. No, ma ci sta, ci poi sta. Alla fine facciamo vedere le convocate, no? Facciamo vedere ci così. Sta, allora, se gentilmente Max ci fa vedere le convocate, ricordiamole, mancano, tranne due eccezioni, le giocatrici della Juve e della Roma, che hanno una settimana in più di riposo, considerato che hanno giocato la finale di Coppa Italia. L'eccezione sono Cernoia e Ilionna, che invece comunque si aggregano già a questa prima settimana di raduno. Per motivi diversi, li abbiamo già raccontato, non ci torniamo sopra. Quindi quello che sorprende in primis è l'esclusione di Galli. Esclusione di Galli, no, perché obiettivamente Aurora è vero che negli ultimi due anni è andata all'Everton e magari forse non è stata felicissima, no, la sua esperienza in Inghilterra, ma di sicuro è un'esperienza che ti fa crescere. Questo, guarda. Sì, poi il calcio inglese è un calcio super fisico. È un il calcio più difficile. Il più difficile. Assolutamente. Esatto. Scusa, vai, no, finisci. No, dico, e questa è la prima cosa che è balzata subito agli occhi, perché obiettivamente neanche
in una possibilità, no? Di far vedere come sta, ha diciamo così sorpreso tanti addetti ai lavori, noi comprese, e quindi se non la vedete significa che insomma dopo una lunga militanza in azzurro è un periodo in cui non rientra nelle scelte. Magari in Italia si parla dell'Inter, si parla, e quindi magari sai quando è in Italia magari può tornare, si dice sempre che torna sotto i radar, no? Che magari quando è all'estero si vede, forse magari tornerà in Italia anche per questo, perché non vuole più uscire dal giro azzurro. Ci chiede Matteo com'è l'Argentina, Katia, com'è l'Argentina? L'Argentina è una squadra, secondo me, alla nostra portata, ha dei talenti interessanti, qualcuno ancora dobbiamo scoprirlo bene, perché c'è Dalila Ippolito, che a 18 anni è già uno stadio all'Etihad, sembrava fosse il nuovo crack, è arrivata alla Juve, un fenomeno, tecnicamente molto brava. Poi ha mandato in prestito a Pomigliano, e quest'anno a Parma, dove non ha giocato mai, tanti problemi fisici, però è stata convocata. C'è Stefania Banini, che quest'anno ha fatto benissimo in Spagna, all'Atletico Madrid. Noi siamo più forti, secondo me. Quindi sì. Non è come maschile, nel femminile ci sono dei livelli diversi. Cioè, se si pensa che nel nostro girone la grande favorita è la Svezia, è vero che la Svezia ci ha dato dei dispiaceri anche al maschile, però in linea di massima. Sì, semplicemente mi sento di aggiungere relativamente all'Argentina che anche loro sono parte di quelle nazionali che hanno cominciato tardi, no? E quindi cominciando tardi sono in una fase di crescita, decisamente di crescita, soprattutto pensando all'Argentina del mondiale precedente e dei mondiali precedenti, no? Perché ricordo anche un 8-0 che subirono contro le tedesche due edizioni fa, se non sbaglio. Sì. E questo per dire insomma che naturalmente non è più una squadra Materasso, assolutamente no, anche perché comunque alcune giocatrici giocando in Europa stanno acquisendo una mentalità anche calcistica diversa, in più soprattutto sotto il profilo tattico, in più chiaramente comunque il calcio sudamericano è sempre un calcio molto fisico, molto, molto agonistico, questo sì, cioè le caratteristiche che riscontriamo al maschile ci sono anche al femminile, però mancano di grande esperienza, per cui sulla carta potrebbe essere la terza forza di questo girone, perché l'ultima direi che è il Sudafrica. Però ecco, non mi aspetto partite facili, intanto perché appunto oggi i valori si stanno alzando ovunque e questo è positivo, perché non assistiamo più a dei risultati troppo tennistici sotto il profilo del risultato, ma sempre a partite... Questo vedremo, Katia, però, perché comunque i mondiali sono stati aumentati. 32 squadre, secondo me, detto fra noi, sono un po' troppe. No, questo, allora, hai ragione, infatti secondo me... E hai fatto bene a sottolinearlo, è stato prematuro questo allargare, no? A 32 sì. Squadre, io avrei aspettato un'altra edizione e quindi condivido pienamente. Mi riferivo al nostro girone, cioè pensando sì. Ai valori sia nostri, della stessa Svezia, che comunque è una squadra vecchia, perché se tu vai a vedere le convocate è una squadra, c'ha la Seger, 38 anni e ancora leader indiscussa, cioè comunque... Per me erano i favoriti dell'Europeo l'anno scorso, adesso con un anno in più ancora, boh, non lo so, sono più forti di noi, però... Ma poi non sono mai stata una macchina da gol, no? Una squadra solida, una squadra difficile da affrontare, però mai una squadra che fa 6-7 gol con facilità, quindi in questo senso io penso che nel nostro girone, pur con dei valori diversi, faccio fatica a immaginarmi dei 5-0. Poi è vero che le partite a volte si incanalano e prendono, diciamo, delle direzioni inaspettate, quindi mai dire mai. Però in generale credo, insomma, che un po' per, diciamo, qualche limite o difetto delle squadre più favorite, un po' per il fatto che quelle altre sono cresciute, lo vedo più equilibrato in termini di risultati, solo in questo senso. In altri gironi invece sono d'accordo, temo che quando giocano le Filippine ed altre squadre simili, temo che lì, ahimè... Sarà un po' più... Sì. Sì, Thailandia, insomma, ecco, ci saranno... Ti ricordi il 13-0? Sì, degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti... contro la Thailandia. Esattamente. Contro la Thailandia. Sì, insomma, è stato un po'
Tra l'altro, abbiamo un po' di domande Sulla interessanti nazionale? sulla Vai. nazionale, e a parte che queste, ricordiamo, non sono tutte le convocate, ma mancano quelle di Roma e Juve. E come l'Argentina l'abbiamo già detto, c'erano anche domande già sul campionato, ma ne parliamo dopo. Andrea ci chiede se Garbinò è alla Palice della Juve, sono in nazionale. No, non sono in nazionale. E questo però, secondo me, è un po' significativo. La nazionale francese ha avuto un po' di rivoluzioni, perché è arrivato, visto che ci ascoltano tanti esperti di calcio maschile ad allenare le donne, è arrivato Hervé Renard. Hervé Renard è uno che è stato grandissimo allenatore, se vi ricordate, delle nazionali africane. Ora noi ci occupiamo di calcio femminile, magari me lo scrivete voi. Hervé Renard cosa ha fatto in Coppa d'Africa? E Però aggiungiamo sì. gli Emirati Arabi in Qatar, Esattamente, ecco, ok? Katia è più Quando brava col sconfisse calcio l'Argentina, maschile. insomma, quindi voglio Esatto, dire, Katia è più brava ok. col calcio maschile. Quindi lui è stato chiamato dalla federazione per allenare la nazionale francese, visto che tantissime se n'erano andate perché non erano d'accordo con l'allenatrice. E poi voi mi ci chiedete, Durante e al posto di Giuliani dopo questa stagione, secondo voi? Secondo me lo meriterebbe. Però staranno un mese in ritiro le ragazze. Io mi confido nel fatto che preparatori dei portieri e Milena, vedendole spesso, ci chiedono anche appunto, sì, espertissimo della Coppa d'Africa, unico a battere l'Argentina ai mondiali. Sì, come Umberto, ricordo. Umberto, sei toscano? Perché hai un nick, adesso non posso dirlo, ma secondo me No, sei io ti toscano. dico, riferito alla Francia, secondo me hanno fatto una grande scelta. È chiaro che, ovvio, no? Dovrà anche lui un pochino inserirsi, no? In un contesto che abbiamo sempre detto mille volte, sotto il profilo della gestione è diverso. Però puntare su un uomo della sua esperienza è tantissimo. E infatti credo molto in questa Francia, dove tra l'altro ha anche riconvocato Henry, no? Che Arrivo, Amandine, Sommer, sì. esatto, che erano uscite dal giro, per cui non solo qualità, ma anche grande, grande esperienza. E vedo una Francia che mai come questa volta può davvero essere competitiva, anche se dobbiamo ricordare che Catató è fuori per infortunio, Cascarino è fuori per infortunio. E pertanto sotto questo aspetto perde due giocatrici straordinarie, perché veramente straordinarie. Non è l'unica la Francia che ha, ahimè, delle giocatrici ferme ai box, quindi aspettiamo le convocazioni finali, ma mi sembra un mondiale dove mancheranno purtroppo tante stelle da questo punto di vista. Sì, tantissime, E poi anche in Spagna, anche Inghilterra, nella Spagna, in Inghilterra Inghilterra, mancheranno tante stelle. ok? Scusami, Katia, devo dire, ho dei messaggi. Umberto, non sono d'accordo con questa tua affermazione. Umberto si professa pisano e sai che come, scusami, che è un dibattito fra noi, hai capito dall'accento che sono di quelle parti, ma non di lì. Scusa. Spagna però che ha perdonato tante giocatrici, c'è stato un caos generale, no? Sì. In Spagna. Poi On Battle, Bon Mati, Putellas, sono tre ritorni straordinari, anche perché è vero, Alexa è naturale che, insomma, non è al meglio. Alexia, Alexa, ora ti si attiva Ah, sì, quella che esatto, Alexia, Alexia, hai adesso. sentito? Si è attivata davvero. No, Si è attivata veramente? davvero. Sì, si è attivata, si è L'hai attivata. detto, ho detto adesso fa sì, dimmi, cosa devo mettere una Esatto. sveglia? Perché dovete sapere che io tutte le mattine gli dico Certo, La Alexa, pronuncia è quella dammi le lo notizie e lei mi inizia a raccontare, così io vedo. intanto Esatto. che mi lavo e mi preparo, ascolto le notizie del TG in questo modo. E quindi sì, hai detto benissimo, Alexia. Questa è disabitudine Certo, o Alexia si è rotta il abitudine. crociato un anno fa e quindi dopo un anno torna in nazionale, è convocata e due volte pallone d'oro. Io credo che sarà difficile lasciarla a casa, ma ci sta. Ce No, n'erano no, andate infatti. tantissime. Sì, no, più che altro, chiaro, arriverà, ha giocato degli spezzoni, ok, non ha giocato neanche in finale di Champions, comunque aveva già giocato degli spezzoni in campionato, per cui ha già riassaporato il campo. Sicuramente, ecco, è un po' difficile ritrovare una vera condizione atletica senza delle gare, probabilmente fanno un'amichevole, però non penso che possa essere sufficiente, di sicuro però è una giocatrice che magari anche solo mezz'ora finale. Ti può fare la differenza pur non arrivandoci al top della forma, No, certo. questo è inevitabile. Katia, ma Fabio ti chiede, secondo te Milena punterà sulle tre punte?
o sarà un po' più guardinga? Sai che io ti dico, non lo so perché dobbiamo aspettare le 23 finali per capire se è più orientata, no, a giocare con un 4-3-3 o con un 4-4-2 o 2-3-1 piuttosto che un 5-3-2, perché comunque è vero che nell'ultimo periodo era stato un po' abbandonato, però è altrettanto vero che è un modulo che a lei piace molto. E per esempio nella lista che vedete qui in sovraimpressione, allora, Piga o Pigà, perché appunto Martina dice noi la chiameremo Piga perché no, glielo chiederemo, Julie, esatto. Pigà è di origine italiana, convocata nell'Italia, chiameremo, esatto, Piga. Alla francese Pigà, lei è un centrale di difesa, è una giocatrice, certo, più abile in costruzione che a livello difensivo, però il fatto stesso che si sia voluta inserire, no, questa novità, poi magari non rientra nelle 23, ma se pure lei rientrasse nelle 23, magari potrebbe significare anche che si punta a giocare con tre centrali dietro. Quindi è un po' prematuro da capire, perché sicuramente alla CT giocare a tre in difesa è una cosa che è partita da quel sistema di gioco nel club, l'ha fatto anche all'inizio nazionale, poi l'ha abbandonato, poi ogni tanto l'ha riproposto. Insomma, diciamo che è un sistema che lei offre garanzie, quindi non sarei sorpresa se andasse in questa direzione, anche se ultimamente era stato abbandonato, e personalmente preferisco un'Italia che si schiera con una difesa a 4 e poi tutto quello che viene da metà campo in su, possiamo disquisire, ma dietro io credo che abbiamo interpreti per avere una buona linea difensiva a 4. Qui invece poi chiedono anche appunto in attacco, perché Girelli o Giacinti o tutte e due, o con Piemonte, qui Tommaso dice Piemonte con Girelli dietro, insomma, quindi c'è anche questa. E poi ci chiedono chi sostituirà Bertolini dopo il mondiale, a parte che la notizia non è ancora ufficiale, ma sembra abbastanza ufficiosa che cambieremo, chi la sostituirà ancora non lo sappiamo, circolano un po' di nomi, circolano orientamenti, circolano l'ultimo saputo l'altro giorno è che sarà un uomo il nuovo CT della nazionale femminile, per però certo? Appunto, l'altro giorno me la davano per certo, dopodiché ti dico, alzo le mani, perché dai, in questi mesi ne abbiamo sentiti di ogni colore, magari ci sorprendono di ogni colore, e io, come sai, avevo detto che mi sarebbe piaciuto un tecnico straniero, io sono d'accordo. Qui mi chiedono Spugna. Spugna non credo, sta facendo un grande mercato e non credo che, ma no, non credo proprio, semplicemente perché ci sta anche che dopo l'ottima stagione giustamente voglia continuare con la sua Roma, per togliersi, si è appena tatuato Roma, dai, si è fatto il tatuaggio, no. Magari in futuro, però non questo giro no. Credo, insomma, che rimarrà certamente lì, e sarei sorpresa, no, del contrario, anche perché è una Roma che sta facendo un ottimo mercato, deve puntare, no, su una guida tecnica, e non può magari tra un mese cambiarla, sarebbe scombinare tutti i programmi, per cui no, non ce lo vedo. C'è Filo che si offende, che non leggiamo solo i suoi messaggi, ma perché tu sei un po' critico, perché tu scrivi solo chi non ti piace. Allora, non vuole Cincotta, non vuole Piemonte. No, non è vero, hai scritto che ti piace Maria Luisa Filangieri. Filangieri è una di quelle che ha fatto un campionato, secondo me, peggiore rispetto all'anno scorso, però in un contesto in cui il Sassuolo ha fatto peggio dell'anno scorso, quindi non era facile. A me piace Maria Luisa Filangieri, forse le manca un po' di fisicità, però è una grintosa, comunque, per prego, Fido, però è vero. Sì, diciamo che Piga fa capire, insomma, che i centrali rischiano, e tra i centrali che rischiano Maria Luisa potrebbe rientrare tra questi, cioè è una questione di puro calcolo matematico, ripeto, poi magari Piga viene lasciata a casa perché non soddisfa, di certo. Sai, un conto è andarla a vedere, sai, avrà sicuramente mandato qualcuno a vederla, Milena, no? No, sì, confermo, più di una volta, ma tutto, guarda, lo capiamo il 1 luglio, no? Perché lei, se scende in campo anche solo una volta, dopo diventa per forza italiana e non può più tornare indietro. Magari se non gioca in quella circostanza, perché è normale che se ci punti lì la devi schierare, no? Perché altrimenti, certo, quando te la proponi? Cioè, non c'è tempo, no?
però se lì non gioca potrebbe essere anche che ha fatto solo il raduno, poi torna a casa e magari... Perché cosa succede il primo? No, quando... Ah sì, succede che c'è l'amichevole col Marocco a Ferrara e quindi un'amichevole indicativa che farà capire tante cose anche, no, su quelle che saranno appunto le scelte. Esatto, esatto. E a proposito di formazioni, non lo so, cosa facciamo? Togliamo le... No, aspetta un secondo, Martin. Vai, questo... Sì, ad esempio, qualcuno dice, no, ma perché dietro Durante e Giuliani non un portiere giovane? Sì. Ok? Però, se poi ci vai a pensare, allora, ci sono tanti stranieri in porta. Perché sì, obiettivamente ci sono tante straniere. Verissimo. Ok? Allora, dico... Se ci sono tante straniere, non è così facile dire diamo spazio a una giovane italiana, perché obiettivamente dietro, penso anche a Beretta, no? Che è una giocatrice che a Como si è alternata, non è sempre stata titolare, che a me piace molto sotto il profilo della reattività, dell'esplosività, del coraggio, perché fa delle uscite sui piedi delle avversarie incredibili. Però gli mancano centimetri, ragazzi. E giocare in porta senza i centimetri è un problema. Ma tra l'altro, Katia ci chiedono, non riesco a leggere il nick, non si può italianizzare Che Azar. Cioè, ci abbiamo anche provato, perché quando lei era piccolina, poi lei è cresciuta in Italia, quindi... Esatto. Esordito in Serie A giovanissima nel Torino, quando ha dovuto scegliere, scelse la nazionale della Romania, perché probabilmente le dava più garanzie, o più... Adesso lei gioca, giusto? Sì, sì, quindi vai. In Romania gioca, certo, gioca in Romania. Nel senso che gioca, che magari perché ha scelto la Romania? Questo glielo dovremmo chiedere, però... No, ma mi ricordo che c'erano stati anche delle difficoltà burocratiche, proprio delle difficoltà burocratiche. Se ti ricordi, anche Stefani Öström, che oggi è seconda barra, terza nella Roma come portiere, e in realtà anche con lei provarono... Poi lei sposò anche per un matrimonio, lei sposò un ragazzo italiano. Esattamente, esattamente. Poi si arenò insomma tutta la questione e di conseguenza lei non l'è mai diventata. E poi vabbè, anche la Svezia in realtà la convocò solo un paio di volte e poi non l'ha mai più riconvocata. Questo per dire che non è così semplice, così scontato. E infatti appunto ci ragionavo anch'io, le altre sono tutte straniere e quindi alla fine diventa anche difficile... dare spazio a una giovane, perché come ragionamento anch'io penso che sarebbe più opportuno, no, portare una giovanissima a fare esperienza come terza, però dietro al momento la situazione è questa e quindi ci sta che ci siano ancora le altre due. Dopodiché guardando i nomi, no, che ci sono, io mi aspetto ovviamente che Bergamaschi vada. Katia, scusami, quanti portieri italiani ci sono su 10 squadre? Adesso ci stai facendo... No, allora facciamo, Setigna straniera, Azar, c'è Azar straniera, Peromagnan straniera, Kescher a Sassuolo, Kescher a Sassuolo straniera. A Sassuolo. Poi... vabbè, c'è anche appunto a Como. A Como si alternano, quindi comunque si alterna una straniera e un'italiana. Abbiamo le due italiane della Fiorentina che sono in nazionale, abbiamo Giuliani al Milan, Durante all'Inter e siamo poi mi manca allora Fiorentina, Milan, Inter, Juve, Roma l'ho detto, chi? Sassuolo, Como, Parma, Parma italiana, Parma, Cappelletti, Cappelletto Ciccioli, esatto, italiana. E chi manca? Ne manca un'altra? Manca la Samp? Samp italiana Tampieri. E c'è Tampieri. Ok, quindi sì. metà. Metà e metà, poi però ci dicono, sì, c'è Aprile che è il secondo, c'è appunto Beretta che... Allora... No, va bene, sì, però se fai il secondo in A o il terzo, secondo il terzo, certo non puoi... No, soprattutto perché... Parliamo perché di portiere titolare. Deve andare comunque qualcuno che ha giocato, perché non si sa mai, ma se ci dovesse certo. essere... Per quello che prima, no, senza anche aver fatto il calcolo, sapevo che l'unica è Beretta, sostanzialmente, perché a parte che esatto. Cappelletti anche lei è un'altra... che si è infortunata ed è pure mancata, secondo me, al Parma nella fase finale, tantissimo. Però è un'altra a cui mancano centimetri. No? Quindi la realtà è che purtroppo... Quando siamo andati a giocare gli europei con Anna Maria Piccarelli, l'americana, quanta piccolina. Sì, ma erano altri tempi, no?
erano altri tempi dove in generale tanti schieravano in porta delle ragazze non molto alte. Adesso invece è un ruolo dove molte di più, no? lo giocano, molte di più si cimentano, di conseguenza anche le scelte fortunatamente sono cresciute e oggi è troppo importante avere centimetri.